Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo arrivati al 25 ottobre del 2020, la 30ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di oggi ci dice: in quel tempo i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose Gesù: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti, e il secondo è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Cari fratelli, quale potrebbe essere il riassunto di tutto il Vangelo, anzi di tutto l'operato di Dio, dell'opera della creazione, della redenzione, della vita di nostro Signore e di tutti i mezzi di grazia e di santificazione che Egli ha lasciato alla sua Chiesa? Tutto si riassume in una sola cosa: l'amore eterno di Dio verso ognuno di noi, che ha preso innumerevoli forme e percorre infinite vie per arrivare a noi, a me. E quale potrebbe essere da parte nostra il riassunto del Vangelo, la nostra risposta? Credere all'amore e pertanto corrispondere con tutto quello che siamo, che abbiamo e che facciamo, perché l'amore si paga con l'amore. Da qui proviene il comandamento dell'amore. Quando Dio creò l'uomo, il nostro primo padre Adamo, a sua immagine e somiglianza, non gli diede nessun comandamento, non servivano. L'amore era tutto. I comandamenti sono venuti quando l'uomo con il peccato se ne andò dalla volontà del padre, dalla casa paterna, come il figlio prodigo. Anzi, Adamo peccò quando il suo amore si raffreddò, quando incominciò a non tener conto dell'amore di Dio e del suo dovere di ricambiarlo. Allora i comandamenti sono come una segnaletica stradale per non sbagliare la strada del ritorno, e in particolare il primo comandamento, per incentivarlo e andare avanti. Per questo Gesù disse nell'ultima cena: «Vi do un comandamento nuovo». Ma come mai nuovo? Era antico, ma risultava nuovo perché corrisponde ad uno spirito nuovo di figli, ad un atteggiamento nuovo nei confronti di Dio e di conseguenza verso il prossimo. Il Signore per questo disse nell'ultima cena: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato». Oggi ci parla di questo comandamento che era al centro di tutto l'Antico Testamento. Gli ebrei lo conoscevano bene. Incomincia dicendo: «Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Dio. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze». Ed è ugualmente al centro del Vangelo il nostro dovere per giustizia di corrispondere con amore all'amore, come può fare uno specchietto al sole, gli manda il riflesso della luce e del calore che riceve. Certo, lo specchietto è piccolo, il sole è immenso, come potrebbe competere con il sole? Ma mettendosi davanti al sole, in esso il sole riproduce se stesso, ne forma un altro piccolo sole ad immagine e somiglianza sua. In un certo modo possiamo dire si incarna nello specchietto. Questo esempio è per comprendere come dovrebbe essere la nostra risposta di creature all'amore con il quale Dio ci ama. Perciò Dio ci chiede per giustizia tutto, perché ci dà tutto. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutto te stesso.
con tutto. E dopo ci chiede di amare il prossimo come noi stessi. Ma con che cosa, dopo che si prende tutto? Infatti il Signore ci sta dicendo: figlio mio, tu mi ami? Dimostramelo. E per questo ci mette accanto il nostro prossimo, che è a sua volta un altro specchio, affinché in lui vediamo il riflesso di Dio. Come il prossimo deve poter vederlo in noi, noi dobbiamo vederlo in lui. Per questo San Giovanni dice: chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. L'amore, pertanto, non è mai in due, ma sempre in tre. Uno dei tre deve essere sempre Dio. Occorre aggiungere che noi abbiamo una doppia dimensione. Possiamo dire una personale e l'altra sociale. Quella personale rende ognuno di noi solo e unico davanti a Dio. E in effetti siamo venuti al mondo ognuno solo, e se ne va lui solo. E gli altri non possono aggiungere né togliere niente. E a Dio dobbiamo dare la nostra risposta personale. Quella sociale ci fa essere membri di una famiglia. Siamo soli ma non isolati, in quanto che dipendiamo da tanti altri e tanti altri dipendono da noi. Tutti gli altri, cioè il prossimo, sono come canali di comunicazione dei quali Dio si serve per farci arrivare la sua provvidenza, le sue notizie e il suo amore, e attraverso i quali noi dobbiamo dare a Dio la risposta della nostra riconoscenza e gratitudine, della nostra fede e del nostro amore. Il nostro comportamento, nelle cose grandi come nelle piccole, ha sempre delle conseguenze che coinvolgono tanti altri e che arrivano spesso molto più lontano di quanto noi pensiamo. Amare il prossimo non è facile, sia perché spesso lui stesso ce lo rende difficile, e sia perché in noi c'è l'ostacolo del nostro io, del nostro egoismo o del nostro orgoglio. Ma questo amore che dobbiamo a Dio, sia direttamente sia attraverso il prossimo, non è tanto un sentimento o un'emozione che può mancare a momenti, quanto un atteggiamento, un'intenzione che si traduce in comportamento. Si ama con i fatti, con la vita. Per concludere, cari fratelli, veniamo da Dio come frutto del suo amore e dobbiamo ritornare a Dio in forma di amore. Per cui ogni istante della nostra vita deve essere vivificato da questo amore, altrimenti non si entra in cielo. Chiediamo pertanto al Signore che Lui stesso riempia tutti i vuoti di amore che abbiamo lasciato indietro, anche nelle stesse cose buone che facciamo, e sostituisca la nostra vita interamente con la sua. Solo Lui lo può fare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.